Iniziamo la seconda parte. Benissimo, adesso passiamo chiaramente al clou della trasmissione, analizzando la partita di ieri, Gelmison-Scordia. Gelmison ha vinto 3-0, siamo tutti un attimino più tutti contenti, anche se c'è qualcuno che... Vabbè. Che ci accusa. Che ci accusa, che quando salutiamo alla fine che diciamo forza Gelmison, qualcuno dice non lo so se è vero, va, roba da... Ma chi è che lo dice? Non lo so, conosci tu? No, non conosco nessuno, gli imbecilli non li conosco. Ah, ho capito. Cioè, perché c'ha il pensiero che noi possiamo dire forza Gelmison, come dire, non con il cuore, c'è una cosa che ci offende, questo possiamo sopportare tutto, ma possiamo sopportare tutto tranne che questo, c'è sempre il concetto che la mamma dei cretini è sempre incinta. Cioè, Ottavio, vuoi aggiungere qualcosa? No, ma siamo d'accordo su questo. Io non sapevo di questa situazione, ma ovviamente... Cioè, no, ci accusano che noi quando facciamo forza... Ma dire stupidi, già qualificarli, che poi direi voti. L'abbiamo fatto insieme a Pietro e gli amici Nicola allora e io dico, se vi vedessero in curva la domenica, è il pathos, come vi vede, con quale pathos vede la partita, un pathos intimistico forte, allora capirebbero l'estrazione dei vostri sentimenti. Anche perché siamo miracolati. Siamo miracolati. Ma tra le altre cose, ieri come abbiamo esultato, Pietro? Cioè, ieri ci siamo abbracciati come dei ragazzini, siamo rimasti un ritorno al passato. Gli ultimi giapponesi, è vero. Cioè, veramente, ieri ci siamo abbracciati sulle tribune con tanto affetto, con tanto ardore, con tanta passione. Vabbè, ma lo dice qualcuno che secondo me, diceva il buon santo suo, tu della Gelmison hai solo la cravatta, perché spesso qualcuno si metteva la cravatta rosso-blu, e santo suo gli diceva sempre, ma tu della Gelmison hai solo, dei colori della Gelmison hai solo la cravatta. Nicola, tu sei stato in curva con noi. Infatti ieri, questo volevo dire, due cose belle ieri, la vittoria insomma della Gelmison, e poi io che vi vedevo esultare, perché sono molto più contenuto nell'esultanza, in generale sono così, e quando vi ho visto che vi abbracciavate, gridavate, Pietro Agostino, insomma, tu stesso Gigino, l'avvocato, l'esultanza bella, infatti vi guardavo, ero piacevolmente sorpreso da questo, chiaramente lo sapevo, però io l'ho avuto per la risolta la conferma di come si vive il tifo per questa squadra, e questo è bello, per cui a tutti i costi dobbiamo mantenere la categoria, e io poi per la prima volta sono venuto in curva, quindi ho portato fortuna altre volte, quindi è stato bello, quindi chi dice questa cosa assolutamente non ci conosce, non conosce soprattutto la forma della la manifestazione bella di quando la Gelmison fa gol, di quando la Gelmison vince. Architetto, è gente che lo dice che è in mala fede, gente invidiosa. C'è un motivo perché chiaro, purtroppo, no, è chiaro, purtroppo quindi, se guardano solo noi, voglio dire solo una cosa, solo una persona ho visto esultare in maniera ancora più, diciamo, è quel pazzo che lo voglio bene, una stima esagerata, Giancarlo Di Motta non si vedeva niente, si vedeva solo gli occhiali, sciarpa della Gelmison, cappello, tutto gelmisoniano, insomma, quando esulta Giancarlo... ma c'era qualche altro esercitato pure in tribunale, no, io guardavo pure mi hanno detto... Sì, l'ho visto pure io. Vabbè, andiamo. Scusa, appartiamo alla Gelmison, deve venire in trincea, come stiamo facendo noi, a salvaguardia di una storia e di un nome. Non si devono ovattare, caro Pietro, con la caro retorica. Pietro, in Pietro abbiamo la fatto la telecamera sempre. No, ma cioè, veramente con la retorica, veramente. Io voglio citare, purtroppo a Valle ormai, voglio citare, si vive di retorica, tutti si vogliono ergere ai demiurghi di tutto e di tutti, ma chi vuole vivere la storia italiana deve vivere sul fronte. Benissimo. Bravo, Pietro, c'è una cosa da dire, Pietro, che noi in curva abbiamo fatto ogni domenica, come si dice, le prove di sforzo. Perché il cuore alcune volte non reggeva. Ma voglio citare una cosa. Voglio citare una cosa che secondo me è molto simpatica. Molto simpatica. Un ragazzino, il figlio di Pantillo, Vincenzino. Il Pantillino. È venuto in effetti da Gianluca Trotta, e voglio citarlo questa cosa qui, dicendo che aveva bisogno per fare il tifo di un tamburo.
Cioè, vale a dire, Gianluca cosa ha fatto? Ha preso di tasca sua, gli ha dato i soldi, cioè no, anzi, è andato a Vallo Scalo a comprare il tamburo per i ragazzi. Come vedete, in effetti, sono espressioni del calcio da persone che in effetti non te lo aspetti, che dimostrano attaccamento alla squadra anche con queste piccole cose. Cioè, dotare i ragazzini della Gebis di un tamburo. Perché avevamo la partita con lo Scordia, che era, cioè questo è sintomatico, quindi il fatto che si partecipi anche con queste, con cose, queste cose è significativo, significa che a Vallo in effetti esiste, esiste una base per riprendere in effetti il tifo, per riprendere cose. Cioè chiaramente noi siamo anche un po' ridicoli la domenica, perché chiaramente ci facciamo gli ultras. E in effetti si passa dai 10 anni ai 50, ai 60 e qualche anno in più, sì, pure. Sì, sì, c'è un voto, dove in effetti c'è un voto generazionale. Avvocato Rocco, io testimonio ciò che ha detto, perché domenica mattina mio figlio mi ha detto: papà, mi devi comprare un tamburo, che dobbiamo fare noi bambini, tifo in curva. Ma il calcio domenica mattina. Però c'è una differenza, che Gianluca ha cacciato i soldi, tu no. Ma il calcio, il tifo e la passione ci trasforma al campo. Ma lo stesso Pandillo, in effetti, che ma scusa, sono i 5 minuti quando fanno lo spendolatore. In effetti, su una pensilina precaria, cioè per sbandierare in effetti la bandiera della gente. Ma già sapevi, scusa, che in tribuna i più arrabbiati quando va male sono le persone più importanti di Vallo, quindi significa che ti trasformi. Certo, vabbè, ma è chiaro. No, ti trasforma perché la Gerbison ti trasforma, perché la passione, il cuore, il tifo che ti trasforma. Ma, questa è la cosa bella. Anzi, io per tanti anni sono andato in tribuna, ho protestato, urlavo, diceva Pietro, si sentivano io le vostre proteste. Quest'anno ho deciso di andare in curva per vivere... La partita non si vede benissimo, no, però si vive meglio. Certo. Si vive meglio perché la Gerbison fa parte della nostra vita, almeno credo per quelli dai 50 anni in su, dai 45 anni in su fa parte della nostra vita. Si vive meglio, si vive con più passione, è vero, si vive anche con più rabbia, perché molte volte la protesta, la contestazione parte di là. Però io ieri sono stato effettivamente contento per De Luca in primo, e mi auguro che sia veramente la svolta e ci possa effettivamente salvare, perché ha fatto due gol pregevoli e soprattutto il secondo è stato freddo nel tirare e mettere adesso la palla. Adesso guardiamo nelle immagini. Io vorrei fare i complimenti ad Agostino Di Spirito, perché grazie, lunedì scorso da questi microfoni ha detto, anzi ci ha annunciato, la doppietta di De Luca. Vabbè, io volevo ricordarlo, ma mio fratello Gigino qua, siccome io ho indovinato questa doppietta di De Luca, ci è rimasto un po' male. Sperava che segnasse Muro lui, assolutamente no. È rimasto male, si è rimasto male che io ho indovinato. Speravi che segnasse Muro? No, così, cioè, guarda, così. A me... Gigi, lui lo diceva già dall'anno scorso quando giocava in un'altra squadra. Prima o poi doveva capitare che la doppietta... No, però scusa, voglio fare una domanda a Pietro, veloce. Dimmi. Ma come spieghi questa performance? Questa performance di Luca, questa doppietta? Te lo spiego subito. Quando segnato... No, perché non è discorso... Sai che ci avevo pensato, allora... Quando segnò De Luca mi venne a mente, io sono appassionato di fisica quantica. Einstein, no? Sì, sì, certo. Le regole della relatività generale. E parlava della immutabilità delle leggi della natura. Ieri per la prima volta mi sono ricordato che Erodoto diceva: e vidi l'uomo dall'espressione del suo sangue, perché alcune volte l'animo dell'uomo riesce a infierire sulle logiche della scienza, e questo per me è sempre una cosa bella, perché qui è l'uomo che gol di De Luca, che pensieri profondi. Devo dire veramente che Pietro è racchiuso in effetti in questa sua enunciazione tutto quello che potrebbe essere la cosa ha portato un gol di De Luca.
è incredibile. No, però, è incredibile. No, però, no, però è incredibile. Però un'altra, un'altra domanda, Prego. Scusa. E tu poi, quando qualche amico in curva ha gridato miracolo, miracolo. No, ma eravamo noi. Non lo volevo dire che è stato Pirlo. Non lo volevo dire. Ma non ci credevi? Io ci credo. Perché non credevi? Io ci credo. Io ci credo nei miracoli. Ma non è stato un miracolo. Guardi, se guardi il primo gol, no. Dove era posizionato De Luca? Dove, sta, dove deve stare il centrovalle, come, può, dice, come a, dice sempre Nicola. A parte gli scherzi, per la prima volta lui ha trovato finalmente una posizione, non aveva quel famoso arretramento del baricentro, ma si trovava in posizione. Infatti i due gol, per la prima volta si è trovato in posizione. Ma questo deve poi farò un dettaglio tattico pure sulla partita. Certo. Allora, per chiudere questa parentesi, eccetera, che è stata, come al solito, chiusa da una enunciazione di Pietro splendida, voglio dire da così io non cambio una virgola di quello che detto. Mi fa immensamente piacere deve giocare De Luca, segna due gol, spero che ne segni altri due domenica, altri due, altre, cioè, assolutamente. Domenica non sarà facile, però assolutamente, però Pepe, però deve far giocare De Luca da centravanti puro. Certe poi, volte arretra fino in difesa, cioè, non poi ci parliamo, serve. Poi parliamo anche serve. Un attimino di Pepe, perché io ho bisogno di fare alcune domande a tutti voi, alcune domande in particolare a Pietro, su delle mie idee su come deve schierarsi la Jebson in queste ultime partite, giusto per, perché poi ci sono i tifosi della Jebson, come al solito, il lunedì mi fermano, dice, ma stasera cosa dirai? Ma pure a me, cosa guarda, dirai stasera, in trasmissione? Stasera parleremo... Noi diciamo sempre quello che pensiamo, sempre quello che pensiamo, con obiettività. Perché anche da una vittoria del genere, che può suscitare facili entusiasmi, dobbiamo in effetti andare ad esaminare quali sono le carenze di una squadra, che ci sono sicuramente. Quindi fondamentalmente dico ai tifosi della Jebson, cioè non facciamoci illusioni, non gridiamo veramente al miracolo, perché abbiamo bisogno di rimanere in questa fase con i piedi per terra. Chiaramente ci mettiamo di tanto ottimismo da tifosi, che ne pensi qualcuno della nostra malafede a gridare Jebson, pensa te dove si arriva. Si arriva per difendere poi che cosa? Una specie di audience che si crea. Cioè, ma noi non abbiamo, è colpa nostra. Ma noi, cioè il problema che ci vedono, se in effetti abbiamo un successo di non è colpa nostra, forse diciamo esprimiamo dei contenuti che altri non riescono ad esprimere. Questo non è un nostro. Senti, non è volevo aggiungere qualcosa a quello che hai detto prima dei facili entusiasmi, anche perché noi abbiamo giocato con lo Scordia che non è il Barcellona, è sotto di noi, sì, quindi certo. Se è sotto di noi probabilmente è più scarsa di noi. Vabbè. Quindi perciò è importantissimo. È sempre importante vincere, anche come ha vinto l'Agropoli, è sempre importante vincere. Certamente sì. Adesso passiamo alle immagini, se possibile, e anche alle interviste. Importante vittoria per la Jebson, che sfrutta il fortino Morra per battere 3-0 lo Scordia e allontanarsi dalle ultime due posizioni della classifica, che vorrebbero dire retrocessione diretta. Primo tempo in cui le squadre sono contratte e si preoccupano più di non subire gol che di farli. La gara registra comunque alcune occasioni. Tra gli ospiti sono Messina e Mascare più pericolosi. La risposta vallese arriva con Caso e De Luca. Il match si sblocca a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, quando Marmoro approfitta di un disimpegno sbagliato di Maimone e sigla l'1-0. Lo Scordia subisce il colpo e allo scadere De Luca, tutto solo in aria, riceve il pallone e batte di testa Bizzi. Sul raddoppio, proteste dei siciliani per un presunto fuorigioco, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la Jebson si fa subito pericolosa e al decimo minuto potrebbe segnare il terzo gol con Muro, ma Bizzi respinge in angolo. Al 18esimo invece il protagonista è D'Agostino, che compie una bella parata su Marmoro. Sul fronte opposto ci riprova Maimone, ma senza fortuna.
Il terzo gol, con lo Scordia che sembra aver alzato bandiera bianca, è nell'aria e arriva allo scadere con De Luca che al 44esimo chiude i conti. Per la Gelbison, 3 punti fondamentali nella corsa salvezza. Certo, abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario che da Natale si è rinforzato molto con gli arrivi di Provenzano, Zumbo, Mascara, che comunque stava facendo abbastanza bene, una partita comunque difficile da affrontare, l'abbiamo affrontata così come l'avevamo preparata, senza frenesia, aspettando l'avversario e cercando di colpirli nel momento in cui si fossero sbilanciati. Diciamo, la partita è andata come avevamo previsto, fortunatamente, e quindi siamo contenti del risultato, ma siamo contenti soprattutto per i ragazzi, perché si stanno impegnando da professionisti. Stiamo allenando tutti i giorni con delle doppie, a volte pure 2 doppie a settimana, 2-3 ore per volta, si stanno veramente impegnando e il loro è il merito maggiore. Benissimo. Come mai non c'era il mister Pepe alle interviste di fine gara? Aveva Pietro. Vissuto con troppa emozione ed emotività la partita, per cui si sentiva troppo teso, era ancora in trance agonistica, quindi ha preferito far parlare il suo secondo. Non è abituato alla vittoria, quindi si deve abituare, abituare un poco Pepe. No, vi siete dimenticati. Sta facendo lui il Democratico Cristiano stasera. Fatto sempre. Stasera non sta facendo più. Con Pietro la buona fede proprio è un dato. Però devo riconoscere all'allenatore che aveva studiato molto bene le caratteristiche di Giovanni Campanella. Perché Giovanni Campanella, se non mi sbaglio, era stato esonerato 2 o 3 volte, soprattutto in considerazione di alcune scelte tattiche irragionevole che aveva fatto, cioè nel voler proporre eccessivamente delle azioni propositive. Evidentemente conosceva la sua storia, sapeva che Campanella sarebbe venuto a vallo ad imporre il gioco, e questa è stata, quindi lui ha sfruttato l'amma inversa, praticamente si è comportata all'inverso, è come se la Gelbison giocasse fuori casa. Cioè Campanella che cosa voleva fare? Sapeva che pensava che la Gelbison volesse vincere la partita e che portasse gli esterni in avanti, quindi aveva creato delle coppie in attacco rispetto alla difesa a 3 della Gelbison, in cui uno dei due esterni, dei due difensori centrali si staccava e si sarebbero trovati 2 contro 1. Questa era la scelta. Però paradossalmente che cosa si è trovato? L'inverso, che la Gelbison ha giocato in difesa sfruttando molto semplicemente, senza architettoniche tattiche particolari, delle azioni propulsive in avanti, oppure la emotività di propulsione in attacco, senza una fine architettonica tattica, senza un gioco che passasse attraverso un regista classico. Benissimo. Queste osservazioni le abbiamo fatte anche ieri in curva, sì. Tant'è vero che io ho fatto la battuta, è una tattica a com'esce. Cioè questa è stata la mia interpretazione. Volesse provare così, poi magari nel secondo tempo cercare di eventualmente reimpostare la squadra, poi gli è andata bene, quindi la Gelbis ultimamente non sta neanche prendendo gol, sta manifestando un'ottima tenuta difensiva, quindi ha cristallizzato la sua squadra su quello che attualmente è la migliore caratteristica della Gelbis: difende bene e prende pochi gol. Benissimo, cioè io sono sempre convinto, è vero che sta assestando la difesa, ma io sono sempre convinto che Manzillo deve giocare a centrocampo. Noi siamo senza idee a centrocampo. Hai ragione, io pensavo infatti che Manzillo venisse... Lo dicevamo ieri mentre guardavamo la partita, fino al gol noi grossa occasione non avevamo creato. Proprio perché mancava qualcosa a centrocampo, lo dicevamo anche con Nicola. È stata una scelta strategica. Però una volta recuperato Giordano, Antonello, quindi perché non gioca con Giordano, Consiglio,
caso i tre difensori fa giocare più avanti Manzillo. Non potrebbe essere una soluzione, ottimo, perché noi a centrocampo siamo senza idee. Io credo, prego. Io in proposito volevo dire, secondo me con la difesa a tre, anche, cioè secondo me Consiglio potrebbe dare più velocità al trio. No, Consiglio esce bene, pure palla al piede. Poi è più veloce. Dovrebbe essere il primo regista Manzillo, della squadra. Poi è intelligente, legge l'azione con un netto anticipo, eccetera, però sono suggerimenti. Anche perché in queste quattro partite che restano, secondo me il mister deve sfruttare le potenzialità della Gelbison. Poi parleremo anche del caso Pecora, chiaramente, perché è chiaro, tutti ci hanno chiesto questa dopo Pietro qualcosa noi, ce la dovrà poter dire. Abbiamo l'obbligo di chiederlo. Secondo me anche Maiese ieri non ho capito, per esempio la scelta di Muro, non l'ho capita, perché io avrei fatto giocare Domenico Maiese al posto di Muro, perché secondo me Maiese è più veloce, ha più esplosività. Però Muro è più attaccante. Vi spiego subito me. Il motivo. Ieri il mister cercò, nel primo tempo soprattutto, di non dare punti di riferimento alla difesa ospite, cercando di invertire gli attaccanti. Li facevo ruotare e paradossalmente, come diceva Gigino, in due o tre arcole ha sfruttato il buon De Luca sulle fasce, la famosa spinta propulsiva, e invertiva spesso gli attaccanti per non dare il punto di riferimento. Però Pietro lo fa quasi sempre, quasi tutte le partite, però vorrei dire a Gigino che Muro è più attaccante di Maiese, invece Maiese doveva subentrare sul 2-0, al posto di Muro doveva subentrare secondo me Maiese, e spostare un poco più avanti, il primo tempo fosse rimasto 0-0, credo che avrebbe adottato questa soluzione tattica. Però resta il discorso che veramente Muro dimostra sempre ogni domenica di più la sua assoluta mancanza di inserimento nella Muro. Io non voglio discutere, però è un giocatore che secondo me nell'economia del gioco della Gelbison è inutile. No, quindi, a posto di Muro deve giocare o Passaro o Torraca, perché Maiese Maiese deve giocare sull'esterno un poco più basso. Ma sa fare tutte e due le fasi. Sì, però non è molto attaccante, ma Maiese sicuramente ci può dare qualcosa già sulle fasce. In prospettiva di domenica prossima, domanda, cioè recuperare Pecora, Maiese, cioè deve mettere chiaramente una squadra che abbia maggiore spessore rispetto a quella che ha giocato. Domenica abbiamo bisogno soprattutto di molta personalità. Molta personalità e esperienza. Perché sarà un campo molto difficile, molto difficile, tremeremo in un ambiente particolare. Certo, quindi chiaro, la personalità la sarà determinata. Si gioca tanto domenica, come ce lo siamo giocati in parte domenica, noi domenica per la Palmese, quindi serve molta personalità, molta esperienza. Quindi bisogna recuperare tutti i costi questi giocatori. E chiediamo a questo punto, abbiamo parlato di centrocampo, chiediamo che cosa è successo con Becola, se è stato risolto. Perché mi sembra che sia stato un problema tra l'allenatore e Becola. In realtà c'era stata una querella solo ed esclusivamente di ordine di collocazione tattica. C'è stato un contraddittorio tattico tra le due persone, però in maniera molto educata e diligente. Poi ha avuto dei piccoli problemi Pecora, non si è potuto allenare con efficienza, quindi il mister ha preferito non convocarlo. Vabbè, dai Pietro, però queste cose a me non me le ribadisco puoi il concetto perché scusa, io grande democristiano. Perché mi risulta che Pecora sia stato messo per 3-4 giorni fuori rosa, perché c'è stato un battibecco feroce, una querelle. Ma non molto, c'è stato un battibecco perché no, io volevo è capire se è stato risolto il problema. Il problema non esiste. Lui è nella rosa da fine partita, era con la squadra, in simbiosi con la squadra e con l'allenatore. Io voglio citare una cosa, un post che ho letto di Maurizio Puglisi
su questa vicenda qui. Sappiamo Maurizio Puglisi quanta passione dedica alla Gelbison, cioè, leggevo proprio questo post su Facebook e diceva che non si spiegava il perché in questa fase del campionato un allenatore poteva fare a meno di un giocatore di questo spessore, a prescindere dalle querelle, come li chiama, Pietro. Quindi in tutti i modi bisognava recuperare questo giocatore, che, premessa, nonostante ci sia stato un trascorso tra me e lui, però è stato sostanzialmente un equivoco, perché chiaramente non mi sono mai permesso di offendere Pecora dicendo cattive parole sui suoi familiari, perché non rientra nel mio costume. Fermo restando questo incidente di percorso, ritengo che Pecora sia un giocatore importante, un giocatore di esperienza, un giocatore di carattere, un giocatore che può dare spessore al centrocampo, e in questa fase del campionato noi abbiamo bisogno di Luca Pecora. Quindi tutte le querelle, come li chiama Pietro, cerchiamo di superarle. E chiaramente spero che questa dirigenza abbia ricucito questo strappo con l'allenatore, e diciamo pure qualcosa a Pepe, no? No, anche perché... diciamoglielo a Pepe, no? Pepe, no, volevo Pepe, ricordare a Pepe. Pepe, stacci a sentire, con Pecora e Manzillo noi abbiamo fatto il terzo posto per l'appunto, sempre nel campionato, sempre nel girone siciliano. Siamo state superate solamente da un certo Messina, un certo Cosenza. Insomma, quindi Pepe con Manzillo e Pecora. E fai giocare pure Maese. Sarebbe proprio non ho capito. Sarebbe un trio di centrocampo. Ma stiamo scherzando. Abbiamo tre giocatori veramente di spessore, perché poi ieri devo aggiungere una cosa: centrocampo leggerino, insomma. Desio inesistente. Evanescente. Bravo Ottavio. Evanescente, Desio. Cioè, Cammarota, sì, gioca, ma non salta mai l'uomo, non tenta mai niente. È prevedibilissimo. Anche il che non so come si chiama, il giocatore del numero 7, non so come si chiama. Noi abbiamo Maese e facciamo giocare. Quei ragazzi sono. Sì, ma lasciamo stare sul gioco. Allora l'allenatore serve. Siccome io seguo gli allenamenti del mister. Il mister, per sua concezione calcistica, odia i giocatori anarchici. Lui, lui imposta tutto sugli equilibri, anche se postati equilibri portati al parossismo. E alcune volte, alcuni dei giocatori, grandi giocatori della Gelbison, in alcuni segmenti sono portati ad essere un poco anarchici. Ecco quella piccola querela da che cosa è potuta nascere. Invece il mister ama fino all'eccesso il concetto di equilibrio e di distanza. Vi ho spiegato concettualmente per quale motivo si possono vedere delle soluzioni tecniche, allora di impeto possono sembrare irragionevoli, ma lui ragiona in questa prospettiva. Lo sa che Pecora e Manzini hanno giocato insieme. Pecora è al centro in tutti gli allenamenti. Pecora è al centro dell'architettonica tattica. Scusa, ti vorrei chiedere, ma com'è che non lo vede più a centrocampo a Manzillo? A Manzillo te lo dico subito, perché secondo il tecnico Manzillo ti dà la stabilità nel riallineamento dei difensori. Cioè riesce sempre a mantenere le linee. Sentiamo un attimo le famose linee, tanto care a Sarri. Lui rimane, fa sempre mantenere la linea difensiva. Caso, purché molto bravo, spesso è istintivo e perde la posizione. Il riequilibratore, il fine dicitore del riequilibrio delle linee è Manzini. Eccola, che poi lo fa anche a centrocampo. In questo momento preferisce che questa dimensione di qualità e di riallenamento si abbia
sulla anche se sì, per onore del vero dobbiamo dire che Manzillo ha fatto sempre delle ottime partite, sì, ecco, ma sicuramente, però voglio dire, Manzillo e va a ricoprire un ruolo che potrebbe essere ricoperto da altri giocatori, vedi Giordano e vedi Consiglio, invece a centrocampo quella qualità la vai a perdere. Chiediamo un attimo all'avvocato Botti, perché commentavamo insieme ieri il fatto che a centrocampo mancava la qualità. Tutti quanti noi nel guardare la partita fino al 40esimo eravamo veramente delusi. Certo. Delusi io molto molto di più, perché vedevo insomma una squadra che non giocava, una squadra che era in confusione completa, non si capiva come era messa in campo, 3-5-2, 5-4-1. Dico pure che secondo me ieri la Gebbi si è giocata a 10 uomini, come diceva l'avvocato, e poi Muro effettivamente ha deluso in un modo incredibile, quindi io l'avrei sostituito molto, molto tempo prima. Gli esterni non hanno, tranne forse il ragazzo che ha fatto il cross, veramente un bel cross, è stato bravo. Ha fatto anche il gol molto, ecco, bello. L'altro non mi è piaciuto, l'altro esterno non mi è piaciuto. Ha giocato di rimessa, insomma, quindi è l'unica cosa che dico, forse sono d'accordo con Piero, solo su una cosa, il fatto che è difficile cambiare, no? A 4-5 partite dalla fine molto spesso non sempre scendono in campo i giocatori migliori, ma scendono in campo i giocatori forse che danno maggiore equilibrio. Sta di fatto che se non fosse stato per un disimpegno sbagliato, che io ricordo l'azione del gol, il difensore della squadra avversaria ha sbagliato questo invito e ha il giocatore della Gebbi ha indovinato quel bel tiro, un grandissimo gol, insomma. Quindi complimenti al portiere della Gelbis. Bravo. Complimenti, sì, al portiere della Gelbis. Sono d'accordo. Eccezionale, no? Ma si vede che ti dà una sicurezza tra i pali, oltre che dà sicurezza alla difesa. Ogni palla che arriva nello specchio salta da una parte all'altra. Quella, insomma, si chiama esplosività, due decimi secondo. Ha solamente delle carenze con nelle uscite. Bravo. Con i piedi. Cioè, complimenti. Come un solo piede, quando gli arriva sull'altro piede è costretto. Allora, a spostare, ce ne siamo accorti. La famosa partita. Abbiamo messo quella famosa maledetta partita con Roccella. Ce ne siamo accorti. Concludo dicendo che secondo me Manzillo forse lo sta facendo giocare là, perché non so la condizione fisica, atletica, insomma, degli altri difensori. Forse è quello tra i difensori che legge prima l'azione. È importante, però sarebbe importante anche farlo giocare a centrocampo, perché il centrocampo, come dice l'avvocato, e poi non si capisce chi gira, chi fa girare la palla, chi fa girare la squadra, chi lancia, chi va davanti alla difesa, anche se ieri abbiamo giocato 8, secondo me, Piero, con tutto il rispetto per l'allenatore, ma abbiamo giocato con 8-2, perché poi l'altro centravanti non lo considero, perché non l'ho visto una volta toccare un pallone, né tantomeno accorcia la squadra, né arriva a centrocampo, nulla, completamente nulla. C'è quell'esterno che purtroppo mi corre avanti e indietro, ma corre inutilmente perché non mi piace, non mi ricordo come si chiama, il Maggiuri. E complimenti veramente a De Luca, perché secondo me, io l'ho sempre sostenuto, che se gioca in area di rigore crea comunque problemi alla difesa avversaria, perché secondo me difende bene la palla, fisicamente è forte e ha un bel sinistro, Chiaramente non è un centravanti che fa 20 gol, 25 gol, mi auguro che ne possa fare anche 30 dall'anno prossimo, però gli dobbiamo fare i complimenti, da domenica dobbiamo fare i complimenti, perché poi comunque ha dato veramente un apporto, oltre che in fase realizzativa, ha dato un apporto pure quando toccava la palla, la manteneva, la controllava, faceva salire la squadra, insomma, però gioca più avanti e mettiamo questi cross in area di rigore, ecco il discorso dei laterali, mettiamo più cross in area di rigore. Metti in area di rigore, perché fai almeno altri 5 gol da qua alla fine e ci fai salvare. Per esempio, poi volevo spiegare la posizione di Desio, perché il mister voleva sfruttare le indecisioni di Diop. Non so se avete visto, il centrale era abbastanza macchinoso. Non era macchinoso, era scarso. Aveva anche però il vezzo di voler portare palla. Cioè, il mister voleva incidere. Non mi voglio, non voglio offendere nessuno, ma voleva sfruttare spesse volte. Non ci sentono. Sì. Io, esatto. Solo per completezza,
E dicevo che al posto, secondo me, di Domenico, insomma, Ese come appoggio a, a De Luca, io avrei messo Passaro d'appoggio a De Luca e Maese assolutamente, anche se, come diceva pure Pietro, se la partita fosse rimasta sullo 0-0, secondo me l'avrebbe fatto. Sì, poi sì, una volta che è andato sul 2-0, tutti quanti, come dicevamo, sull'1-0, fischia per il primo tempo, abbiamo fatto per fortuna. Per fortuna, però là, nei tre di centrocampo, sicuramente, fuori uno dei tre, perché non danno peso, non danno sostanza. C'è da dire anche un'altra cosa, prima che io, scusa se prendo la parola, prima dell'architetto. Se voi guardavate la partita, lo Scordì attaccava sulla propria sinistra con due attaccanti, poi improvvisamente lanciava la palla al centrocampo dove c'era Mascara solo. Se il nostro centrocampista stava su Mascara, poteva appunto rubarle il pallone e partire contropiede. Mentre quello solo, Mascara, stava sempre solo, riceveva la palla e chiaramente apriva l'altro. E ha fatto anche delle aperture straordinarie. Vabbè, è chiaro, è un giocatore bravo, però bisognava che ci fosse qualcuno sopra di lui o sulla sua posizione. I nostri due centrocampisti, De Sio e Cammarota, non c'erano mai. Ma là quello era un lavoro di Cammarota che doveva essere... Ma io ho visto che si aggirava intorno a Mascara, si aggirava Monzo, più che De Sio, come discorso. Però io dico una cosa, se voleva adottare quella tattica, eccetera, io vedevo per disturbare Diop, vedevo più uno come Torraca, perché esatto. Torraca chiaramente io ho detto qual era la logica ha un altro passo, ha sostanzialmente anche da un punto di vista di grinta maggiore rispetto a Muro, che quindi, cioè sto discorso di Muro, noi ci dobbiamo rassegnare a questo giocatore, l'abbiamo preso, è stato un regalo, un suggerimento di uno scienziato, un grande scienziato. Doppietta di Muro. Mi auguro che non ci saremo noi. Scusa, visto che l'architetto non ha detto niente in questa... No, ma stavo finendo il concetto. Volevo spiegare la posizione di Pascale. No, io volevo spiegare il discorso di Muro, che io ho chiesto più volte. Chi è stato l'artefice di questo acquisto, eccetera, e aspetta ancora risposta. Poi mi dicono che è stato uno scienziato, Pirozzi. È stato Pirozzi insieme consigliato da qualche ex direttore sportivo. Da ex direttore, okay. L'ineffabile. L'ineffabile. Ah, ho capito. Anche lì è stato, io Pirozzi, che io reputo un ottimo allenatore, non gli perdonerò mai di non aver creduto alla causa. È stato il suo peccato originale. Quindi avevamo ragione quando... Lui non credeva alla causa. Allenatore che abbiamo oggi è uno che crede nella causa. Ho capito, però... Quello è stato l'errore. Cioè, crede nella causa, però ci ha fatto comprare Muro, Pirozzi, quindi sembra uno scienziato. Cioè, Muro, io voglio capire che cosa ha per giocare, in effetti, in un attacco in una Serie D. Voglio capirlo. Quali sono le sue caratteristiche specifiche per poter giocare in Serie D? Allora, dico che abbiamo Passaro, Torraca, che sono più abbiamo Napolitano. È Napolitano, questo ragazzo giovane, cioè un under, che possiamo sfruttare, ma cosa lo facciamo? Cosa lo teniamo a fare? E poi insistiamo su Muro. Guarda che Muro è irritante, Pietro. Guarda, è irritante come gioca. Cioè, io non lo vedo. Ieri ma mai avuto... querelle, non esistono mai querelle. Tra Muro e cosa, io dico, lo mettono fuori squadra. Io dico, con questi discorsi sbattiamo contro un muro, insomma. Ti volevo chiedere un'altra cosa, invece. Dimmi così. Io vedo che fuori casa potrebbe giocare il Maese al posto di Muro. Certo, bravo. Io credo che proprio nella partita di domenica con la Palmese, che è molto delicata, noi dovremmo fare la stessa tattica che abbiamo fatto in casa, cioè noi attendere che gli altri fanno la partita per poi colpirli. E a questo punto io ho proprio ragione, Maese dovrebbe giocare al posto di Muro per essere più coperti. Ma molto Pecora, più coperti. Cioè, trovare, allora, l'allenatore serve anche per inquadrare il discorso degli under, però non possiamo fare a meno in questa fase di questi giocatori che garantiscono soprattutto esperienza, grinta, capacità, personalità. Se non mettiamo questi giocatori che hanno queste caratteristiche, la Gelbison chiaramente senza nulla togliere ai ragazzi,
cioè mettiamo De Sio a centrocampo, mettiamo Monzo, mettiamo Megirili, come si chiama lui, Megirili, eccetera. Cioè, chiaramente cioè, perdiamo di personalità. Ma noi, c'è una cosa importante. Questo che noi sappiamo, che è importantissima. Poi gli equilibri sono giocatori per di non esperienza. Subire, penso che sanno giocare con lo per non subire gli avversari, ci vuole un centrocampo forte. Certo. E che si faccia rispettare. Quando non c'è un centrocampo forte si subisce sempre il gioco degli avversari. No, però c'è il problema degli under, quindi se entra Pecora, secondo me a questo punto deve stare in panchina Cammarota, non vedo altri, perché poi... Sì, ma anche perché, ma proprio non c'è paragone. Io credo che nessuno pianga, nessuno pianga. No, nessuno piangerà sicuramente, perché Pecora è sicuramente superiore, però c'è il problema degli under, perché noi purtroppo non teniamo l'under. Sì, vabbè, ma non possiamo mettere Muro, De Sio e l'altra ala... Ma quando abbiamo Pastro, che almeno si impegnano, corrono. Sì, però come dicevo prima, c'è il problema degli under, i Torraca e Pastro sono 95, invece gli altri è 1,96, un altro 97, quindi c'è un problema, questo. Comunque, è... C'è un napoletano, non lo ma so. Ma ieri hai esordito un ragazzo 99. Sì, è stato convocato nelle nazionale juniores, non mi ricordo con precisione quale di quella. Sì, ho letto pure io. Allora, la Manna, se non mi ricordo. Posso dirvi un attimo? Prego. Solamente così voglio ringraziare pure mister Rametrano, che sta facendo un grosso lavoro. Quindi tre ragazze sono stati convocati con la juniores rappresentativa. Con la rappresentativa del sud, e sono Beniamino Lamanna, Gerardo Lamanna e un altro ragazzo di Cendola, Mattia Serva. Quindi sono tre ragazzi che veramente potranno dire qualcosa per il futuro, e quindi un grosso applauso va sicuramente a mister Rametrano. Però volevo dire anche un'altra cosa, che anche in passato noi abbiamo avuto dei ragazzi che sono andati a fare i provini, cioè che sono stati convocati nella rappresentativa juniores, Maiese due volte, e poi un'altra volta sono stati convocati Passaro, Iorio e Vertullo, quindi non è la prima volta, quindi questo va a onore comunque della Gerbison. E con mister allora c'era mister Liguri, Alfonso Ligu, che poi abbiamo vinto il campionato juniores, sì, col presidente Bonissi. D'accordo, vedi come discorso, però ritornando sulla partita di ieri, fondamentalmente, giustamente riprendo quello che ha detto Nicola, c'è stato a un certo punto anche in curva qualcuno che ha protestato, cioè esasperato da questo attendismo, eccetera, hanno cominciato a inveire contro l'allenatore. Noi chiaramente eravamo lì, abbiamo sentito, abbiamo cercato anche di mitigare queste proteste dicendo vabbè, ma c'è tempo per la partita, aspettiamo il primo tempo, il secondo tempo poi ci scateneremo l'inferno. Giusto. Poi la partita, la sintesi è stata un lampo, cioè quella, la partita di ieri è stata decisa da un lampo di marmoro, sì. Da quel momento in poi la partita è cambiata. È questa la sintesi della partita, perché tutti questi discorsi di teorie, eccetera, sono tutte belle per affrontare il dibattito, per discuterne, eccetera, però fondamentalmente ieri il primo tempo è stato un primo tempo abbastanza brutto, eccetera, eccetera. Ma noi non giochiamo mai bene, l'importante sono i risultati, però possiamo oggi essere contenti, viste le due occasioni che abbiamo avuto, le abbiamo sfruttate, quindi 2-0 il primo tempo. Noi, per dire la verità, alla fine del primo tempo guardavamo l'orologio. Speriamo che fischi. Facciamo i complimenti pure a Marmoro, che oltre a fare un bel gol ha fatto un grandissimo assist al primo gol di De Luca. Quindi... Sì. Anche perché sto ragazzo qui, Manuel, ultimamente sta giocando bene. E gioca anche, che ancora non sta in perfette condizioni fisiche. Sì. Me lo puoi... Sì. Si sta riprendendo da problematico, ora stiamo cercando di portarlo al 100% della condizione. Insieme a Penta pure, sì, so che sì, non sta benissimo. Sì, ha avuto dei problemini pure Penta, però li stiamo piano piano riportando al 100% per il rush finale.
Quindi come stiamo messi fisicamente, Pietro, questo scorcio di campionato? Allora, ora siamo, diciamo, a capacità aerobica al 90% finalmente. E come la misuri tu questa capacità? Come? Questa capacità durante gli allenamenti. Come fai a dire che siamo al 90%? È semplice. Spieghiamo. Allora, con il parametro è il test di Cometti. Chiaramente non è che la Gelbison fa il test di Cometti, però basta prendere le distanze medie e lunghe che fanno, si prendono i tempi, li traduci, tempi in velocità, li traduci e capisci qual è la capacità aerobica e anaerobica. Ma quindi molto abbiamo 90%, sì, quindi abbiamo quindi un buon che in questa fase atletico. ottimo, che in questa fase del campionato è a dir poco ottimale, perché statisticamente in questa fase siamo intorno all'80%. Quindi siamo alla fine. E arriveremo fino a metà maggio in una buona condizione. Penso proprio di sì. Perché ci sono sta facendo l'allenatore dei microcicli di richiamo, soprattutto sul lavoro di intensità. Intensità negli allenamenti. Nicola, ma così ti allenavi pure tu? Ha eliminato, devo dire la verità, io finalmente questo... gli allenamenti a secco, che erano deleteri. Non so se sono gli allenamenti a secco, sono gli allenamenti di pura forza, di pura forza con gli strumenti, e erano deleteri per la Gelbison. Le ha ricoordinate rispetto alle capacità morfologiche dei singoli. Ah, quindi prima tenevamo un preparatore atletico, non il problema non è che quell'allenatore non conoscesse i primordi della preparazione, ecco, quei primordi. No, che dico, quindi tutte quelle teorie, ti ricordi quelle teorie? Come? Di Agosto e Tet? Quindi era una preparazione scarsissima. Non è che non li conoscesse, c'era l'anacronismo rispetto alle strutture morfologiche dei giocatori e rispetto alla memoria storica dei muscoli, perché non bisogna mai dimenticare che il muscolo neurologicamente ha una memoria storica, è abituato a certi tipi di lavoro e non bisogna mai infrangere o dissacrare la storia, perché la dissacrazione della storia del corpo è l'infortunio. Nicola, io in maniera molto più semplice dico un'altra cosa, no? Tanto non mi è piaciuta la squadra come ne stava messa in campo, quanto invece ho notato una capacità atletica importante, perché si è visto, insomma, quantomeno hanno corso per 90 minuti, stavano bene, raddoppiavano. Non mi sono messo il microfono, dicevo quanto tanto non mi è piaciuto come stava in campo messa la squadra, quando invece sull'aspetto atletico sta messa bene in campo. Infatti, come diceva pure, forse dicevamo ieri con l'avvocato De Polis, il centrocampo della squadra avversaria era tecnicamente molto, molto migliore del nostro, ha fatto girare di più la palla, c'era quel problema sulla fascia sinistra, giocavano sempre là e non si andava a chiudere, Mascara non veniva marcato se non a 3 metri, no? Con una distanza, insomma, non anche i centravanti della squadra avversaria stavano bene, quindi c'era il numero 11 che era Brevelinio, fortissimo, si è fatto un'azione, insomma, bellissima tutta la fascia. Mascara ha fatto 2 o 3 aperture di livello, anche se correva poco, anche perché non era che teneva tanta voglia. Quindi confido nel fatto che la Gelbison arriverà a fine campionato e andrà a fare i play-out con una condizione fisica, facendo gli scongiuri, ottima, che farà la differenza, perché molte squadre invece non credo che avranno la stessa condizione atletica, insomma. Architetto, brevemente, diciamo che abbiamo visto finalmente la Gelbison, che i primi 40 minuti un po' la solita Gelbison, poi al gol si è trasformato, si è spaccata la partita. Il secondo tempo è stato un secondo tempo tranquillo, sereno, dove si cercava... Bellissima. Questo è che diciamo ha fatto una parata che in effetti... In un momento particolare, esatto, un momento di maggiore pressione dello Scordia, che realizzando quel gol non so, sarebbe rientrato di nuovo in partita e quindi poteva creare dei problemi. Comunque una buona Gelbison proprio dal punto di vista fisico, speriamo che, come dice Pietro, riusciamo a tenere questo 90%, anche 85 vada bene, perché poi le altre squadre, si sa, a fine campionato calano. Quindi noi all'inizio campionato non ce l'avamo e finiamo. Sai dove te ne accorgi? Il gol di De Luca.
perché se mantiene quella lucidità, sì, quella lucidità, tu parli del secondo gol di De Luca. Su quel tiro lui non è arrivato stanco, è arrivato lucido, ecco, bravo, esattamente, quindi è piazzato di sinistra, è piazzato la palla nell'angolino, arrivava stanco, la sfiorava, bravissima, esattamente, forse più col pensiero che con il piede, quindi è la sintesi della condizione, diciamo, ecco. Che io penso invece che è arrivato, la posizione era buona, però era sul pallone e poi aveva la lucidità, che qualche volta era un po' in ritardo e poteva far capire che non era lucido. Volevo chiedere una cosa all'avvocato De Ippolitis, è una cosa diversa. Questi calciatori che sono stati grandissimi campioni, anche vedi Camorani con la Gelbiso, vedi Baiocco o lo stesso Mascara, che vengono in Serie D, significa che questo campionato è un campionato di un livello importante, siamo quasi nel professionismo. Certo, o vengono solamente per una manciata di soldi? Non credo. No, vabbè, Baiocco credo che sia stato uno dei migliori. Sì. A Siracusa tiene 41 anni e come correva quello non l'ho visto correre neanche ragazzi di 20 anni. Poi come toccava il pallone, Mascara è vero, era lento. Perciò dico, marcato meglio Mascara, noi il primo tempo avremmo potuto fare di più. Poi è chiaro, ci sono altri giocatori che vanno in Serie D, non dimentichiamoci qualche anno fa l'Acropoli aveva preso Manfredini. Sì, per favore, tutto poteva fare. Però per esempio Camorani con noi Camorani quando giocava arretrato giocava meglio perché giocava sull'esperienza, infatti sapeva quando anticipare e diciamoci la verità, quando anticipava o pallone o gamba, là non c'erano... Poi abbiamo dimenticato anche un altro, sapeva marcare la Ricarico non ha giocato in Serie A, tanti ragazzi che hanno giocato in Serie B, ce ne sono tantissimi, no, io volevo richiamare l'attenzione sul fatto che... Il campionato di Serie D è un campionato importante perché noi ci troviamo squadre che tipo la Regina che qualche anno fa stava in Serie B e in Serie A. La Gavese, ce ne sono tanti, lo stesso Siracusa è andato in Serie B e poi è retrocesso. L'anno scorso c'era la Versa Normale, il Potenza. Vabbè, diciamo che il girone di molte nobili decadute. È chiaro, stare in Serie B significa anche vedere delle belle azioni di calcio. Quindi se perdiamo la Serie D perdiamo qualcosa di importante. No? Certamente che perdiamo qualcosa di importante. Diciamo che poi se perdiamo la Serie D perdiamo anche una parte del nostro cuore, perché praticamente poi la Gelbison deve ritornare in casa ad essere quella squadra dove vengono con timore e sanno che di non poter far facile il risultato. Quest'anno è andata diversamente, l'importante chiaramente a questo punto è salvarci. Però una volta salvati è chiaro che la squadra va rifondata. Certamente, no, certamente sì. E io direi Santo Sosso come allenatore. Iniziamo già il mercato degli allenatori. Beh, io magari la salvezza sarebbe una certezza. No, io dico solo una cosa. Non perché abbia qualcosa contro Pepe, perché no, ma una domanda a Pietro. Come no? Visto che lui questo campionato ha visto tre allenatori, ma lo rinnoveresti il contratto a Pepe? È uno che se lo prendi per un programma a lungo raggio, sì. Quindi dovrebbe essere un biennale o un triennale? Sì, un biennale o un triennale, a lungo respiro, sì. A me sapete che impressione mi dà Pepe, che è bravo forse sull'aspetto mentale, riesce a entrare un pochettino, a caricare, perché per esempio anche i due abbracci con De Luca in occasione del gol, no? si capisce che ha creato un'amalgama, insomma un rapporto positivo con i calciatori. Invece lo vedo molto 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 in difficoltà sull'aspetto insomma di come si tattico, di come mette la squadra in campo, no. E dico questo perché chiaramente l'attenuante va assolutamente data quando un allenatore entra a 7-8 partite alla fine, è evidente che non può stravolgere tutto e dare alla squadra
chiaramente un modo di giocare che poi nella mente, no? E quindi chiaramente, secondo, anche ieri è stato palese il fatto, ha capito che se la Gelbiso giocando in casa avesse attaccato, avesse fatto una partita aperta, avrebbe rischiato, perché chiaramente Mascara era con una facilità enorme, avrebbe messo la palla sui piedi centravanti e avremmo sofferto. E quindi è stato intelligente a così, anzi ha colto anche un tuo consiglio quando tu dicevi vai a giocare fuori casa, e contento anche del punto, perché punto dopo punto, certo, rientriamo nella. Quindi qui, certo, probabilmente non possiamo dare un giudizio definitivo, però anche perché, come dicevo prima, ci sono delle necessità in questo momento, però io credo che abbia dei limiti sotto aspetto tecnico, tattico. No, invece, sia molto bravo invece nella testa, a lavorare con la testa dei calciatori. Vabbè, è importante lavorare sulla testa, ma secondo me ha un problema sulla fase e offensiva. Invece cura bene la fase difensiva, anche se io dico sempre il problema che Manzillo dovrebbe giocare a centrocampo, però è la fase offensiva, secondo me, che poco, e Pietro lo dico bene, che poco è incisivo, tant'è che no, lasciamo stare i tre gol che abbiamo fatto ieri. Noi nelle precedenti quattro partite che c'è stato prima abbiamo fatto solo due gol. Il problema è che ne abbiamo presi pochi, però abbiamo fatto solo due. Ci sono problemi il materiale umano che ha, il problema simbiotico tra le caratteristiche degli attaccanti, come diceva così giustamente la. Vabbè, ma lui ha 4-5 attaccanti, non ce n'è uno solo, Sì, però è un problema simbiotico. Perché scusa, un ragazzo del 95 non possiamo dire che è un under. 95 significa che ha 21 anni. Ha 21 anni, sai che significa? Si può mangiare il campo. No. E non ne abbiamo solo uno, abbiamo tre di 95 fortissimi. Il Napolitano non so di che anno è, ma Torraca e Passo sono 95. Ma mi sembra che Napolitano è 97. No, addirittura, o 96 forse, 96-97. Allora, De Luca, fino adesso, mi quindi sembra. E poi noi teniamo 5 attaccanti. Torraca, Passaro, e Napolitano, e De Luca, e poi, non lo so, Muro. Comunque è attaccato. Anche lui. Comunque sono 5. Capito, Pietro, che dico? Quindi voglio dire, non è che poi. Certo, non c'è il Parreale di turno, molti non di c'è il tedesco hanno, di turno. Sono però tutti ottimi giocatori, ma spesso hanno le stesse caratteristiche e non sono spesso in simbiosi l'uno con l'altro. Noi paghiamo questo pedaggio di costruzione della squadra. Vabbè. Volevo dire che De Luca, fino adesso, se non erro, ha fatto 5 gol. Sì, ne aveva fatti solo tre. Cioè, questo poi ce lo dobbiamo dire. Ne ha fatti due ieri e prima dei due di ieri, sì, ma ne ha fatto tre in tutto il campionato. La 30esima giornata, tre gol. È quello che volevo dire. Quindi il discorso ha altro un momento. Cioè, poi vogliamo entusiasmarci, ha fatto due gol, ben vengano, bravo De Luca, eccetera, Pistolotti, è tutto spiano, però resta il discorso che noi abbiamo raggiunto, secondo me, un grande equilibrio in difesa, un discreto equilibrio al centrocampo, e all'attacco, nonostante i tre gol di ieri, siamo sostanzialmente veramente deficitari. Questa è la verità in assoluto, questa è la rappresentazione esatta della Gelbison di quest'anno, perché ribadisco il discorso, con un po' di accortezza noi potevamo fare un campionato molto tranquillo, e quindi questo è merito di chi ha costruito questa squadra, perché oggi veramente stiamo discutendo di tante situazioni, eccetera, però non dimentichiamo gli errori commessi dalla dirigenza, diciamo sotto la gestione di Noce e sotto la gestione anche del presidente Paolino. Del presidente, no, dicevo Paolino, eccetera. No, Paolino è Mainende. Il presidente è Mainende. Mainende è Paolino. Allora, quindi dobbiamo dire, no, Mainende è Paolino. Che cioè, la Gelbison, lo ribadisco, lo dico sempre: nel momento in cui si doveva in effetti aggiustare questa squadra, ci siamo trovati con dei giocatori che non hanno voluto accettare la rescissione contrattuale. Consensuale, quindi ci siamo dovuti tenere dei giocatori che non erano poi nei piani della Gelbison, per errori commessi
Nella prima gestione. Nella prima gestione. Però la seconda gestione poteva... La prima gestione, chiaramente... Poteva, diciamo, in parte reparare... Riparare. E acquistando un calciatore a fine novembre, almeno uno. Uno forte poteva prendere. Poteva fare questa... Su questo tema volevo proprio dire, se mentre lo Scordia si rafforzava con Mascara e gli altri, noi non è che ci siamo rinforzati più di con Muro. Con Muro. Vabbè, però non sono se voliti. Vogliamo parlare un attimino della partita di domenica? Ormai siamo quasi in chiusura. E prima di parlare volevo chiedere una cosa a Piero. Secondo te quale sarebbe la squadra più facile da incontrare per i play-out se dovessimo giocare fuori casa? Marsala. Il noto no, per carità, Detto bene tu, il noto, è una delle squadre più forti che stanno sotto. Sarebbe l'ideale, perché l'ho vista, è una squadra mi trovo in grossa difficoltà. Una squadra abbandonata dal pubblico, non ha fattore ambientale, tecnicamente è meno, quindi sarebbe l'ideale. Questo è un aspetto da non trascurare. Una squadra abbandonata dal pubblico significa che il fattore ambientale, Vabbè, però sai, una partita secca e play-out, può darsi che il pubblico si ricombatte per non perdere la categoria. Sarebbe importante fare la partita in casa. Farla in casa sarebbe l'ottimum. Con la Palmese invece che dici tu? Partita molto difficile. Ma tu ti ricordi la partita di andata che abbiamo perso 2-1, se non sbaglio, 2-0. Quella fu un'altra nefasta partita, gestita tatticamente in maniera dissennata, la ricordo benissimo purtroppo. Palmese era una squadra... Non me la ricordo quella squadra, com'è la Palmese? Era una squadra che diciamo che era abbastanza combatta tatticamente, con qualche piccola individualità, ma sfruttò proprio le nefandezze della Gelbison in quella... Quindi alla portata la gestione di chi era? Scusa, che poi... del tuo amico Pirozzi, o sbaglio? Era Pirozzi. Pirozzi era la prima di Pirozzi. Sì, era una delle prime di Pirozzi. Una delle prime, cioè, sembra un attimo. Guarda che Pirozzi ci ha lavato parecchio. Ci ha creato tanti domenica danni. Che possiamo fare il risultato, perché come dici, cioè nel senso allora, che questa Palmese non è una grossa squadra. Se verrà interpretata mentalmente nella maniera giusta, perché la tenuta mentale sarà fondamentale, riusciamo a mantenere quella tenuta e soprattutto se non riusciamo a non prendere il gol nel primo tempo, io credo che la Gebo possa addirittura vincere. Però ha fatto un buon risultato a Noto la Palmese, quindi... È una squadra pure chiaramente che vive... Vive l'ambasse del momento, comunque non è una squadra allo sbando, una squadra comunque che ci crede, ha una discreta organizzazione, quindi vorrà imporre soprattutto il fattore campo. È chiaro, saranno tre punti. Ed è un ambiente, purtroppo non sarà un ambiente semplice, sono realtà particolari, non gli voglio additare perché assolutamente di chissà quale condotte, però certamente non è uno degli ambienti più semplici. Purtroppo una sola cosa, e mi dispiace dirlo, la statistica parla che la Gelbison ha perso tutte le partite in Calabria. Tutte? Quindi. Vabbè, allora sfatiamo questo tabù. L'unica cosa che leggevo oggi, mi sono ricordato... E noi teniamo prossime due partite fuori casa, tutte e due in Calabria. Purtroppo la statistica non ci dice bene, dal suo punto di vista. La Sicilia, Felix... Felix, terra Felix. Campania Felix. Calabria in Felix. In Felix. Invece segniamo da Nicola, una cosa a Nicola, tu hai visto la partita domenica, che cosa cambieresti per la tua esperta contro la Palmese? Se mi è consentito volevo fare un attimo i complimenti all'arbitro ieri. Mi è piaciuto tantissimo rispetto alle altre. Bravo, l'avevo dimenticato. Ha arbitrato benissimo. Che cosa cambierei? Non lo so. Infatti, l'ho detto. C'è molta confusione. Però chiaramente. Alla fine, finalmente un arbitro intellettualmente onesto. Allora, così, sai che cosa c'è? Chi ha giocato a calcio, no? Pure qualche. Non a certi livelli, ma ha giocato a calcio, segue un pochetto il calcio. Si rende conto molto spesso è l'equilibrio che la fa da padrona. Allora chiaramente una squadra che ha vinto 3-0, tu domenica prossima giochi fuori casa, che fai? La cambi? Nel senso che ti assumi una grande responsabilità. È chiaro che io se ti devo dire la mia, non andrei mai a giocare fuori casa domenica con quel centrocampo.
non ci andrei mai, mai. Però questa è l'opinione di Nicola Botti, da uno che non conosce i giocatori, non conosce la squadra come si allena, non conosce insomma l'allenatore che vuole. Lo cambierei il centrocampo e cambierei anche chiaramente l'attacco, perché l'attacco va bene De Luca, al quale e con il quale farei un discorso pretendendo che lui giochi davanti, e una seconda punta il numero, come si chiama, Torraca, che è bravino, veramente è bravino, perché è l'unico secondo me che uno dei pochi salta l'uomo, Passero, e chiaramente non per una questione di parentela, ma farei giocare semplicemente una forza che salta l'uomo a centrocampo, che rincorre gli avversari e che è capace di fare diagonali, cross tagliati anche un bel tiro, almeno io a qualche tempo che non lo vedo giocare, ma me lo ricordo così. Daresti un turno di riposo a Muro, questo ho capito. A Muro assolutamente sì, ma anche lui. No, ma cioè, il problema è che non si verifica mai quelle, diciamo, quelle querelle con Fecca da Tondo. C'è una querelle con Muro, non si può. No, è De Pirro, fate questa carella. Agosti, l'ultima cosa, tornando a De Luca sul fatto tre gol, se non fosse stato per i tre gol, anche perché secondo me i grandi centravanti devono essere quelli che poi devono iniziare a segnare, a fare gol nei momenti decisivi, e quindi lui ieri ha iniziato una serie di gol che farà, no? Io mi auguro veramente farà. Però se non fosse stato per quei tre gol, lo facevate il coro, miracolo, cioè lui fa gol invece di risultare, miracolo. Si sentiva da noi Velia, miracolo. Ma il coro l'ha fatto Pietro e Gigino. Scusa, io non ho partecipato perché io sapevo che io so solo una cosa, che al gol di De Luca mi sono trovato abbracciato con Pietro. Sì. Non ho capito la dinamica come è avvenuta, però stata una cosa istintiva. Ma infatti, oltre al coro, come due ragazzi, avete anche si saltellava al coro. Ma in più ti voglio dire una cosa carina che è successa ieri. Al secondo gol, tu ti abbracci con Pietro, tuo cognato si è girato, ha telefonato a tua sorella dicendo: sta bene, tutto a posto. Non ti preoccupare. Stai tranquillo, perché stai sereno. Stai sereno. Cioè, no. Il problema questo, di fondo... questo, scusa, per dire semplicemente veramente la passione e il tifo forte che c'è in chi probabilmente dice che uno simula la passione, simula il tifo, ma non simula proprio, è tutto reale. La viviamo intensamente ogni domenica. Allora ci avviamo alla conclusione. Agostino voleva salutare. No, devo fare un saluto alla mia amica dottoressa Carmen De Martina e alla sua famiglia. E poi volevo fare gli auguri perché oggi. Non mi anticipare. Allora lo vuoi fare tu? Allora io lo faccio alla moglie. No, è oggi. Allora, fatto io oggi. Allora tu lo fai al marito e alla moglie. No, è qua marito. Io devo fare gli auguri. Domani 12 marzo è compleanno. 12 aprile. No, scusa, io volevo dire un'altra cosa. Non è la stessa cosa. Io volevo fare gli auguri oggi. E Luigi Inverso e Silvana Inverso hanno fatto 25 anni di matrimonio. Un applauso. Soprattutto a Silvana che ha sopportato Luigi per 25 anni. Augurissimi di cuore, altri 100 anni. Allora, siccome lui, come al solito, è fazioso, fa il tipo, io dico Luigi, augurissimi, non lo sapevo, ti ho visto stasera, non sapevo di questo evento e ti faccio veramente degli auguri di cuore. Compresi gli altri amici. Però io volevo fare un augurio particolare, domani, 12 aprile, è il compleanno di Vincenzo De Luca. L'ho appreso da Facebook oggi e quindi dico, so che ci segui in streaming, eccetera, Vincenzo, ti auguriamo veramente un buon compleanno, rappresenti come figura femminile, forse per la prima volta un vicepresidente, rappresenti veramente l'anima della GEBS. Noi ti ringraziamo per la tua simpatia, per la tua abnegazione e per la tua passione. Grazie di tutto Vincenzo e tanti auguri. Auguri Vincenzo, da parte nostra. E visto che hai parlato di compleanni, me la lasci dire tutta questa. Allora, oggi è stato il compleanno di mio figlio Dario, domani di mio nipote Niccolò, e dopo, che è nato insieme a Vincenzo, quindi, e dopo domani di mia moglie, quindi ho festeggiato. Allora, a nome di tutti e tre, dopo paghi tu per tutti. Io volevo dire l'ultima cosa: a maggio è pure il mio compleanno, a maggio, a giugno.
Ma tu sarai... Scusa, ma tu devi festeggiare il 5 e 6 giugno, tu insieme a Pietro. Lo sa che Gigi. Non mi fate parlare. Il problema dico io, Nicola, forse devi dismetterla tutta. Da politico, deve dismetterla tutta di meccanico. Non capite male le cose, perché Nicola io lo stimo, eccetera, anche se siamo su due poli diversi. Che si attraggono, la stima non cambia, quindi resta il discorso, sai bene che ti... Anzi, c'è qualcuno che mi chiede addirittura come faccio a essere il tuo amico. Come faccio a essere amico di Nicola? Perché siamo su poli opposti? No, oppure... perché Nicola è intelligente, l'ho detto l'altra volta, è ironico, è sarcastico, simpatico, eccetera, ed è un grande amico anche di qualche serata, molto innocente, a bere una birra, insomma. Tra te e Nicola non è mai innocente. Quindi resta il discorso che ho scoperto un nuovo amico, perché Nicola è giovanissimo, quindi non fa parte della mia generazione, e quindi si meraviglia di questa amicizia, anche sapendo che forse anche politicamente siamo distanti, però con questo non significa niente. Ci avviamo alla chiusura della trasmissione. Ringrazio veramente l'avvocato Pietro Di Lorenzo per la sua illuminante disquisizione. Già l'opzione per lunedì prossimo. Siamo di nuovo qua. Oddio, il problema. Allora, il problema è questo: che allora noi abbiamo fatto una promessa che è storica, ricordatevelo. Se riusciamo a salvarci, chiaramente noi verremo tutti con la maglietta della Jebison a festeggiare. Anzi, dirò di più: maglietta e pantaloncini. No, pantaloncini, perché siamo veramente indecenti, impresentabili con i pantaloncini. Li lasciamo stare i pantaloncini e facciamo mettere. Anche perché stavo anche candidato politico, che i pantaloncini li perdi. Assolutamente, saremmo veramente indecenti. E quindi l'impegno adesso, stringiamoci tutti intorno alla Jebison. Noi lo siamo sempre stati. Lo siamo sempre al stati. Al contrario di chi dice al contrario. Ma che sai, noi non ci interessano. Scusate le termine. Poi alla fine, cioè, capito, ho detto, ribadisco il concetto che la mamma dei cretini è sempre incinta. Allora, quindi, ci soffermiamo su questo qua. Chiudiamo questa stupenda trasmissione. Stavo ringraziando l'avvocato Pietro Di Lorenzo, l'architetto Nello Di Lorenzo, quanti Di Lorenzo, l'avvocato Nicola Botti, in particolar modo l'avvocato Ottavio De Ippoldi, ci chiede di partecipare con entusiasmo alle nostre trasmissioni, che per forse ci crede in questa trasmissione. Ringrazio l'amico Agostino Di Spiri, ringrazio Rachele che chiaramente dà bellezza a questa trasmissione, e chiudo questa trasmissione come al solito dicendo... Forza Jebison!